Quello che abbiamo deciso è una cosa molto semplice, cioè di dare una rappresentanza, una partecipante a tutte le liste. Abbiamo cominciato 6 mesi fa indicando l'avvocatessa che faceva riferimento alla lista Michelini, l'abbiamo indicata in Fiori Innovazione. Adesso abbiamo indicato la Peressutti per la lista Iamo Udine, abbiamo già indicato D'Andreis come Fratelli d'Italia nel Consiglio di amministrazione della NET. Adesso avremo il cambio anche in Friuli e Inter Friuli nel Mondo, dove metteremo anche lì delle persone della minoranza, e con questo saranno 4 delle 6 liste. Le 2 che mancano le concluderemo anche l'anno prossimo, quando abbiamo il rinnovo di SSM e anche la Quiete. Quindi non c'è nessun personalismo, è una politica condivisa con tutta la maggioranza.